Diritti e carcere tra realtà e prospettive, se ne è discusso questa mattina al Castello d'Aquino di Grotta Minarda durante il convegno promosso dal Rotaract Avellino Est insieme al Club di Napoli Est. Tra gli ospiti Marilisa Rinaldi, presidente del Tribunale di Benevento, che ha parlato di una situazione carceraria preoccupante nel nostro paese. Il quadro è preoccupante anche perché davvero vengono meno quelli che sono i principi della nostra Costituzione. La casa del carcere rappresenta quasi un paradosso rispetto ai diritti fondamentali e ai principi che sono espressi nella Costituzione. C'è da fare ed importante è parlarne, cercare appunto di creare una sinergia tra la società, le istituzioni, il volontariato. C'è da fare e io sono molto fiduciosa che molto si potrà fare. Certo, siamo soltanto all'inizio, ma è importante è aprire le case circondariali, entrare nelle case circondariali, abbassare il ponte elevatoio. Ad introdurre i lavori Emanuela Iannicello, dottore di ricerca proprio in diritto penale. Il nostro intento era appunto organizzare una giornata di riflessione sull'emergenza carceraria. Il carcere oramai rappresenta un problema per la nostra società. È sempre stata individuata come una risposta semplice a problematiche troppo complesse ed è per questo che è necessario aprire la società al carcere per avere effettivamente un rinnovamento di questa istituzione. Purtroppo viviamo tassi di affollamento importanti, siamo al di sopra del 120%. Bisognerebbe aprire anche, stiamo sentendo parlare di indulto e non dobbiamo aver paura di queste misure straordinarie, gli unici interventi drastici che effettivamente possono avere un impatto e comportare una concreta soluzione a questo problema. Dall'altro bisogna aprire a nuove misure alternative, misure sostitutive. Il convegno è stata anche l'occasione per sancire il gemellaggio tra i due club all'insegna della legalità. Anzitutto è importante specificare che questo evento è il secondo di due eventi organizzato con il Rotaract di Napoli Est e quindi all'esito di questo incontro verrà suggellato il patto di gemellaggio tra il Rotaract Avellino Est e il Rotaract Napoli Est. Abbiamo pensato di aderire a un progetto del distretto Rotaract 2101, un progetto intitolato Intrecci dentro il carcere, fuori dal setting. È un incontro a cui teniamo tanto perché poi il service verrà destinato al carcere di Santa Maria Capua Vetere e quindi oggi il Rotaract Avellino Est, ripeto, con il Rotaract Napoli Est, nella persona della presidente Maria Amelia Castagnaro, sigleranno un patto di gemellaggio affinché questa tipologia di eventi con sensibilità in tema legalità, in quest'anno sarà oggetto il tema delle carceri, ma negli anni si svilupperanno diversi progetti distrettuali in tema legalità, avranno modo nel corso degli anni, in sinergia tra loro, di lavorare a progetti di questa natura.